ed è adesso con noi, lo ricordiamo, una figura centrale di tutta quella tragedia, il capo della sezione operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, allora era ricopriva questo ruolo naturalmente, il Gregorio De Falco, che è con noi questa mattina e che vogliamo salutare e ringraziare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo ascoltando alcuni frammenti delle sue conversazioni con il comandante Schettino. Andiamo con il primo contributo. Ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscacina di prua. Lei quella biscacina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti! Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo! Una conversazione che a tratti veramente di surreale, perché era lui che doveva dare informazioni a voi e sembrava quasi il contrario. E poi quella più famosa. Ascoltiamo il secondo contributo. Dove siete? Sulla scialuppa, tutti gli ufficiali? Sì, siamo io, il comandante in seconda. No, mi scusi, ma lei prima era solo col marinaio. Se gli ufficiali sono riusciti a scendere da lei, sì, vuol dire che si potevano ancora muovere. Infatti, adesso... E allora perché non tornano a bordo a vedere com'è la situazione e poi ce la riferiscono? Grazie. Ma noi non possiamo salire più adesso, come sta la testa e ponte a fondo. Ma perché li ha fatti scendere, comandante? Come sta a scendere? Abbiamo abbandonato la nave e la nave si è inclinata. E con 100 persone ancora a bordo lei abbandona la nave, cazzo! Io non ho abbandonato nessuna nave con 100 persone, perché la nave si è smandata di corso e siamo stati capruzzati in acqua. Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima di guai. Vado a bordo, cazzo! De Falco, allora abbiamo riascoltato quella chiamata, nessuno l'ha dimenticata per la verità in questi 10 anni, allora dopo questi dieci anni, da quella telefonata, dopo quel vada a bordo, detto con i toni che erano necessari in quel momento, ci dice che cosa le suscita riascoltare quell'audio, che cosa le viene in mente, quali sono le sue sensazioni dopo 10 anni? Ma guardi, io non riascolto quell'audio di solito, non lo faccio mai, se non quando vi sono costretto per circostanze come le commemorazioni. Io in realtà invece vorrevo appunto attirare l'attenzione sul fatto che quella fu l'ultima delle comunicazioni con il comandante, intesa soprattutto ad ottenere che lui tornasse a bordo per poter riassumere il ruolo d'autorità e quindi di responsabilità che aveva lasciato, abbandonato. Ed è l'ultima nel senso che nel frattempo vi erano state 5 o 6 altre comunicazioni in un crescendo. Fin dall'inizio c'era stato chiaro che stessero, diciamo, minimizzando e mistificando la realtà. Quell'ultima comunicazione aveva anche lo scopo, il senso di far sì che potesse addirittura salvarsi anche lui con un gesto di riabilitazione, cioè nonostante, diciamo, l'urto, nonostante l'abbandono nave, il ritorno a bordo, la riassunzione delle responsabilità e comunque la mitigazione degli effetti del suo agire avrebbe potuto comportare certamente una valutazione differente del suo comportamento. Del suo operato. Quindi lei, De Falco, che immaginiamo avrà rivissuto 1000 volte quella notte, ci conferma che si potevano evitare delle morti, si poteva evitare la strage? Assolutamente. La nave è rimasta, diciamo così, in assetto per parecchio tempo. E finché la nave rimane in assetto, cioè dritta, è possibile ammainare le scialuppe di salvataggio con le persone, i passeggeri, l'equipaggio a bordo, senza problemi. Ora, se si fosse proceduto immediatamente a prendere atto della situazione come veniva, di cui si aveva immediata consapevolezza in realtà, cioè prima delle 10, il comando di bordo ha piena consapevolezza che la nave va abbandonata, perché uno degli ufficiali, Iaccarino, scende giù, constata che ci sono 3 compartimenti contigui allagati, più un altro a poppa via ancora, e quindi che la nave non regge, non rimane a galla, la nave sta affondando. D'altra parte, lo stesso comandante, nella interlocuzione che poi abbiamo sentito dopo, ovviamente, con il direttore di macchina, chiede se non possa avviare un motore, e l'altro gli risponde: ma comandante, qua abbiamo tutto sott'acqua, sia e l'altro, stiamo affondando dunque, sì, quindi sapevano benissimo che stava affondando. Il criterio costruttivo di una nave, da passeggeri, il criterio di sicurezza, impone che la nave rimanga a galla con 2 compartimenti contigui allagati. Quella nave ne aveva 3 contigui e un altro ancora, poi in realtà erano, vedremo, sono 5. Quindi quella nave andava abbandonata. Quindi fin dall'inizio andavano avviate le procedure di emergenza. Le procedure di emergenza invece vengono avviate soltanto quando io gli chiedo, però molto tempo dopo, alle 22:34, io salgo in operativa, avviamo tutti i soccorsi e dopo gli chiedo: ma
non è per caso la nave, la vostra nave non è in distress, se vi ricordate questa parola, è la prima delle comunicazioni. E a quel punto il comando di bordo ammette: sì, da questo momento la nave è in distress. Ma solo da quel momento, cioè 45 minuti dopo l'impatto, cominciano a far affluire alle master station, cioè ai punti di raccolta, i passeggeri. Quindi con un fortissimo ritardo, e questo ritardo aveva comportato che nel frattempo la nave andava sempre più inclinandosi. Ecco, De Falco, a distanza di 10 anni, poi ovviamente ci sono stati molti risvolti giudiziari, secondo lei hanno pagato tutti coloro che hanno sbagliato e la dinamica è ormai senza più punti oscuri? No, questa qui è una di quelle tragedie senza mistero, in Italia sono poche, questa è una di quelle. Qui hanno pagato, credo, tutti quelli che hanno sbagliato. Se poi abbiano pagato nella misura giusta o nella questo non lo so, però tutti coloro che erano in plancia, quindi gli ufficiali di coperta, che avrebbero dovuto sostituirsi, per esempio prima dell'urto, all'inerzia del comandante e anzi alle sue disposizioni sbagliate e pericolose, la nave, ricordiamo, navigava a 16-17 nodi, a poche centinaia di metri, navi di 300 metri, navigava a poche centinaia di metri con la prua sugli scogli. Quindi a quel momento qualunque degli ufficiali di coperta lì, ovviamente in ordine discendente per la responsabilità, avrebbe dovuto assumere su di sé l'onere di ordinare l'accostata. Accostiamo a nord e togliamo la prua dall'isola. Non lo fecero. Non lo fecero perché non avevano ben capito, avevano la loro paura per il proprio ruolo, per il proprio lavoro, assoverchiato la responsabilità del loro ruolo. Questo è il punto. De Falco, voglio chiederle se secondo lei c'è significato nel ricordare, ma anche nel ripercorrere questa data, oppure se, come dire, il 13 gennaio 2012 è un momento che andrebbe ricordato con il silenzio? Guardi, su una faccenda luttuosa che deriva da un atto scellerato, non è mai inutile, perché nel ricordare la vicenda bisogna trarre le lezioni che quella vicenda insegna. Una delle più importanti lezioni che quella vicenda, secondo me, insegna è che, appunto, coloro che hanno responsabilità rispetto alla collettività hanno e possono mantenere chiarezza nei fini e nel proprio agire soltanto se i propri interessi e le proprie paure anche rimangono fuori da queste valutazioni. Ecco perché si dice che il conflitto di interessi, diciamo così, interferisce con la buona amministrazione. Ecco perché, per esempio, nella gestione di una emergenza non si può tentennare considerando oltre a, diciamo così, gli interessi preminenti della salute pubblica, eccetera, anche gli interessi, per esempio, che non devono essere preminenti, per esempio quelli economici, no? Ecco perché nell'attuazione di un piano di emergenza, che fosse quello di bordo della Concordia o quello dell'antipandemia di qualche anno fa, non bisogna guardare agli altri interessi, ma all'interesse principale per cui quei piani, quei ruoli sono attribuiti. Assolutamente. Dobbiamo ringraziare di cuore il senatore Gregorio De Falco, all'epoca del naufragio capo della sezione operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, per il tempo che ci ha dedicato questa mattina e per il ricordo di quella notte. Grazie ancora De Falco, buona giornata, buon lavoro. Grazie altrettanto a voi.